Cancelletto 70 anni e viva la Cancelletto Costituzione. Con questo messaggio pubblicato su Twitter, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ricorda l'anniversario della promulgazione della Carta Costituzionale. Intanto domani giovedì, 28 dicembre, terminerà la 17ª legislatura della Repubblica. Ambienti parlamentari danno, infatti, ormai per scontato che il presidente Sergio Mattarella scioglierà le Camere allo scadere di questa data, giorno in cui il premier Paolo Gentiloni congederà di fatto il suo mandato nel corso della conferenza stampa di fine anno, prevista per le 11, verrà trasmessa anche attraverso la Web TV. Il timing sembra definito anche perché, agli occhi del Quirinale, con il mancato numero legale verificatosi in Senato sullo Ius Soli, dal Parlamento è giunto un chiaro segnale che la legislatura può chiudere i battenti. Eppure quello dello Ius Soli è un capitolo che, nonostante la pausa natalizia, non smette di alimentare forti polemiche. I ragazzi del Movimento Italiani Senza Cittadinanza, ovvero quelli nati in Italia o all'estero da genitori stranieri ma comunque cresciuti nel nostro paese, con una accorata lettera, chiedono al capo dello Stato di non lasciarli soli nella loro battaglia per far approvare ora la legge sulla cittadinanza. E da sinistra si moltiplicano gli appelli per l'approvazione. Auspichiamo che Mattarella valuti di non sciogliere le Camere fino a quando questa legge di civiltà non sarà approvata, sottolinea Angelo Bonelli dei Verdi, mentre Barbara Pollastrini del PD spiega: abbiamo il dovere di provarci. Liberi e Uguali, con il senatore Federico Fornaro, ricorda che se PD ed 5 metri S avessero avuto più coraggio lo Ius Soli sarebbe legge, laddove il capogruppo MDP alla Camera Francesco La Forgia rilancia: se ci fosse un sussulto di dignità da parte del Parlamento e del Governo, noi non faremmo mancare il nostro sostegno incondizionato. Sul fronte opposto, Lega e AFI ribadiscono il loro no al provvedimento: è una legge che non serve, la cittadinanza deve essere una conquista e non un regalo, sottolinea Roberto Calderoli. Ma lo Ius Soli, salvo colpi di scena clamorosi, finirà, in questo giro, nelle calderone delle cose non portate a termine. Al Senato mancano i voti centristi della maggioranza di governo e manca anche quell'asse tra PD e 5 metri S che aveva garantito l'OCA al biotestamento. Del resto, il mancato numero legale in aula ha stoppato, lo scorso 23 dicembre, una legge su cui in pochi, sin dalla sua calendarizzazione, ormai scommettevano. E Mattarella, sciogliendo le Camere prima della ripresa dei lavori, prevista sulla carta il 9 gennaio, non potrà che prendere atto del segnale arrivato da Palazzo Madama. Il 28, perciò, si chiuderà la legislatura iniziata il 15 marzo 2013.